Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, giovedì 27 giugno 2019, pronti per vedere le pagine delle testate nazionali e locali e rivedere anche dei servizi realizzati ieri dal TG6 sui fatti salienti appunto della giornata di ieri. Iniziamo la nostra rassegna con le quattro edizioni del centro, le prime pagine, poi vedremo anche Messaggero Abruzzo e la città, siamo nel segmento delle prime pagine regionali. Edizione di Pescara del centro, la cronaca, schianto in moto, muore a 37 anni, Giacomo Piccioli finisce contro un'auto sulla Tiburtina, stava per sposarsi. Sotto la testata, picco di afa tra oggi e domani, caldo, temperature a 42 gradi, bollino rosso in 16 città italiane. Poi un'altra tragedia, quella che si è consumata in mare a Giulianova, rabbia e lacrime per Mohamed, morto in mare a 14 anni, disperso a Giulianova, il corpo trovato dai velisti. E poi un paio di richiami su vicende legate alla sanità. Regione, veri, rivedremo i tagli del decreto Lorenzin. Mi farò promotrice di un'iniziativa per rivedere il decreto Lorenzin assieme ad altre regioni che condividono con noi le stesse difficoltà. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verini nel corso della rappresentazione del rapporto Oasi. E poi la Consulta boccia la legge regionale sulle guardie mediche. Non poteva essere la regione Abruzzo a prevedere il compenso per l'indennità di rischio alle ex guardie mediche dal momento che si tratta di materia statale. E poi altri richiami, Pescara, la vicenda della piscina Lenae di sollievo, domenica la riapertura, l'impianto sportivo ospiterà 32 squadre giovanili di pallanuoto provenienti da tutta Europa che si sfideranno fino a mercoledì, l'inaugurazione ufficiale delle piscine il 15 di luglio. E poi ancora la vicenda della tabaccaia di Pescara, picchiata nel suo negozio, ora voglio giustizia, il naso fratturato, il volto tumefatto e la clavicola destra rotta, sofferente dal letto di ospedale dove è stata portata lunedì dopo essere stata rapinata e picchiata a sangue la tabaccaia Elena Parente. La figlia dice: non vogliamo vendetta, solo giustizia. A Montesilvano invece divieto di fumo in spiaggia, sì, dei balneatori. E poi la politica, giunta al palo, Masci sfida la Lega, Pescara a un mese dal voto, accordo lontano, il sindaco vado avanti comunque. E poi all'Outlet Village, città Sant'Angelo, estate di big, concerti e feste nel borgo commerciale. Ecco il programma. E poi oggi a Pescara, vini rosati da uve locali, protagonisti all'Aurum. E poi gli itinerari del centro, dalla Laga di Capricchia allo Stazzo del Gorzano. Andiamo ora sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto, medesima apertura rispetto all'edizione di Pescara, con questo fatto di cronaca, ancora sangue sulle strade, schianto in moto, muore a 37 anni, e qui in basso c'è la foto appunto della vittima, Giacomo Piccioli, con la fidanzata che avrebbe a breve dovuto sposare, e appena venerdì scorso avevano fatto la promessa di matrimonio. E poi i richiami a Chieti, veleni nel fiume e lavori inutili, in 10 a processo, a giudizio gli ex vertici del consorzio di bonifica del depuratore di Chieti Scalo, sotto accusa lavori inutili, fatture gonfiate, inquinamento del fiume, comune truffato per 300.000 euro. E poi a San Salvo vanno a fuoco i terreni ARAP, sospetto dolo e probabilmente di origine dolosa, l'incendio divampato martedì sera in viale Libero Grassi a Piana Sant'Angelo, su 7.000 metri quadrati di terreni incolti di proprietà dell'ARAP, l'agenzia regionale per le attività produttive. E invece a Ortona sulla spiaggia arrivano i defibrillatori. Torniamo alla cronaca, artista ucciso, arrestato un 18enne, l'artista è Ranieri, appunto originario di Paglieta, svolta dell'inchiesta sull'aggressione a Roma, tunisino incastrato dai video. E poi in basso leggiamo: Don Panfilo, parroco e tifoso, oggi la festa per i 60 anni di sacerdozio con il vescovo Forte. Tutto questo al Tricale, appunto a Chieti. Andiamo ora sull'edizione teramana del centro. Teramo piange il piccolo Momo, commozione per il 14enne annegato, allarme in ritardo, primi indagati. E qui la foto di amici che rendono il loro omaggio e anche versano le loro lacrime per l'amico scomparso ieri in manifestazione a Piazza Martiri a Teramo. E poi ancora i richiami di spalla, lo dice Bellachiome, il coordinatore regionale della Lega, il
nonché deputato della Repubblica, il deputato Rosetano, molto vicino al ministro dell'Interno Salvini, sostiene che il ministero non ha affatto deciso di lasciare la struttura ad Atri, ma inviato una lettera interlocutoria. Dunque, commissariato Roseto non è ancora sconfitta la vicenda, la querela appunto tra Atri e Roseto per il commissariato di polizia. Giulianova, Ecotedi verso lo sciopero, sindaco aiuto, torna l'ombra di uno sciopero all'Ecotedi, FP, CGL, FIAD, la tutela delle maestranze della società che a Giulianova provvede alla raccolta dei rifiuti, chiedono al sindaco Costantini di intervenire per arrivare a una mediazione. E poi a Silvi, ok, al piano che tappa il buco da 2 milioni di euro. La finanza scopre 44 evasori totali, l'attività del Teramano, il 67% delle esenzioni dal ticket sanitario è irregolare. E poi per lo sport leggiamo i campioni del Roseto 97-98, il centro rievoca l'impresa della squadra che salì in A2. E ora l'edizione aquilana del centro, le opposizioni, Biondi bocciato all'Aquila, critica alla giunta di centrodestra dopo 2 anni di attività. E poi la fotonotizia, combustibile verde ricavato dagli scarti agricoli, l'Università dell'Aquila, capofila del progetto biodiesel. Vediamo i richiami di Spalla, sempre all'Aquila, arrivano i soldi per i cantieri dell'immaginario, via libera al finanziamento per un importo di 240.000 euro, la manifestazione sarà realizzata attingendo ai fondi Restart, capofila dell'evento il Teatro Stabile d'Abruzzo. A Pescasseroli invece, orsetto trovato morto nel Parco Nazionale, i resti di un cucciolo di orso ritrovati nel parco, una misteriosa scoperta che affonda un altro duro colpo alla fauna della regione, visto l'esiguo numero di esemplari. Secondo i vertici del parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, si tratta di uno dei nuovi nati. E invece a Sulmona, Pingue, dice Museo di Ovidio, regalo per il turismo. E poi ancora la vicenda Tired ad Avezzano, Tired da incubo, attacco a Montanari, multe e veleni, critiche al capo della polizia locale da 14 ex consiglieri. E poi a Sulmona, centrale SNAM, nuovo ricorso, si va al Consiglio di Stato per chiedere lo stop all'opera. Vediamo ora la prima pagina del Messaggero Abruzzo, che apre così: la svolta verde della Sevel, il colosso di Atessa, gruppo FCA, inizia la produzione del Ducato con motore elettrico, il modello presentato ieri in anteprima mondiale a Torino, già possibili le ordinazioni. E poi il giallo dell'artista Ranieri, pugno letale, un arresto a Roma. Vediamo ora sotto la testata a Teramo, dovrà pagare 1.000 euro per il rombo della due ruote. Premio Flaiano, i Pegaso vanno a Piera degli Esposti, Micaela Ramazzotti, Papaleo e Vanzina. Poi per il calcio di Serie B, il Delfino tratta con il Benevento, sul tavolo Brugman e Iemmello, l'attaccante calabrese sarebbe il colpo perfetto per la squadra di Zauri, ingaggiarlo però non è facile, così entra in partita il biancazzurro. E poi di Spalla, liceo dei geni in tanti all'esame di maturità con 10 in pagella, alcuni ragazzi hanno già studiato programmi spaziali nazionali. La fotonotizia a centropagina, Mohamed era affogato, trovato il corpo, materassino rovesciato, tragedia in mare. Sempre in taglio medio, schianto in moto, muore la vigilia del matrimonio, venuto a Brecciarola, fatale l'impatto con un'auto, la vittima è Giacomo Piccioli di 37 anni. E poi ancora la cronaca in basso a Pescara, il Coumadin per uccidere. Andiamo ora sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, Teramo Unita nel dolore per Momo, trovato il corpo del ragazzino scomparso in mare, commemorazione in piazza Martiri con parenti e amici. E poi sotto la testata leggiamo Castellalto e Cellino uniti per salvare il nuovo ponte, la regione non ritiri il finanziamento del masterplan. Poi a centropagina, tornando sempre alla morte del piccolo Momo, centinaia di persone per l'addio al ragazzino e l'abbraccio alla madre, doppia inchiesta sulla tragedia e sulla macchina dei soccorsi, il ritorno a casa per il funerale islamico non appena terminate le indagini, e poi il precedente 5 anni fa con la morte di Ayub, promessa
del basket. Vicenda commissariato di polizia, Bellachioma tiene aperte le speranze di Roseto. E poi ancora la lettera aperta di Marco Battestini, ospedale, l'immagine di Mosciano. Assegnati i lavori di manutenzione ai prati di Tivo, inizieranno la prossima settimana, si spera nella riapertura invernale. Poi in basso, pericolo al Borsacchio, a Roseto i bagnanti attraversano la ferrovia. Vicenda Teatro Romano a Teramo, avviata la procedura d'esproprio di Palazzo Adamo e Casa Salvoni. Lasciamo i quotidiani locali, vediamo ora le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Migranti, Salvini fa muro, sbarco negato alla Sea-Watch, l'idea di barriere al confine con la Slovenia. La nave forza il blocco, ferma davanti a Lampedusa, trattativa oltranza con Olanda e Germania. Poi questa struggente fotonotizia a centropagina. Ora muoviamo, ma poi faremo qualcosa. Il padre e la bimba annegati al confine USA-Messico. Oscar Martinez Ramirez di 25 anni e la figlia Valeria di 23 mesi morti nel Rio Grande, sognavano un futuro negli Stati Uniti. Poi a centropagina un altro rinvio sui conti ed elite sull'autonomia. Il Movimento 5 Stelle insiste, via la concessione ad Autostrade, il titolo cade in borsa. La prima pagina di Repubblica, ancora con la vicenda Sea-Watch, prende una posizione molto forte. Repubblica, forza capitana, la Sea-Watch comandata da Carola Rackete ignora l'alte, approda a Lampedusa con i 42 migranti. L'ira di Salvini, vanno arrestati, l'Olanda ne risponda e ipotizza un muro antiprofughi a Trieste. Padre e figlia annegano sulla frontiera Messico-USA, dramma senza confini. E poi scendiamo a piedi pagina, Ilva, schiaffo al governo, Mittal, chiusura a settembre. Andiamo avanti, siamo sulla prima del Fatto Quotidiano. La RAI è nei guai, Vespa, Fazio e Conti non si tagliano la paga, la Di Salini chiede austerità ma i volti più noti si oppongono. E poi la vicenda Ilva, Taranto, la scadenza è il 6 settembre, il ricatto Mittal al governo, immunità o l'Ilva chiude. Sotto la testata ONG e Salvini, la nave viola il divieto, il leghista ci marcia, Sea-Watch 3 e la guerra delle due propagande sulla pelle dei migranti. Andiamo ora sulla prima del Messaggero, ecco qui ex Ilva, avviso di chiusura, la D di Mittal con la nuova legge che cancella l'immunità, stop a Taranto il 6 di settembre, scontro con Di Maio, in gioco ci sono 15.000 posti di lavoro, la protesta si estende a Genova. E poi le sette piaghe capitali, continua il reportage del Messaggero. L'inchiesta appunto riapre la stazione Repubblica dopo 8 mesi, ma danno non riparato, le scale immobili, uno schiaffo a Roma. E poi ancora la fotonotizia a centropagina, ecco qui arriva Sea-Watch, Roma accusa l'Olanda, la nave bloccata davanti a Lampedusa, scontro nel governo. La prima pagina del Giornale che apre così, altro che flat tax, mai così tante tasse, pressione fiscale da record, la ricetta 5 Stelle, meno Ilva più cozze, Sea-Watch in Italia, Salvini arrestateli, la ONG forza il blocco, il Viminale non scendono ora i muri. E poi la foto notizia, migranti, orrore e ipocrisia, cosa ci dice questa foto? Un padre e la figlia annegati negli Stati Uniti. E poi le analisi, Conte congela tutto per tornare dal G20, da salvatore dei conti. E poi se il capitano Matteo cerca di salvare il soldato Di Maio. E poi ancora Casa Pound scioglie il partito, basta politica, resta il movimento. Andiamo sulla prima del Mattino, ecco l'apertura, la Mittal avvisa il governo, a settembre l'Ilva chiude, il gruppo contro la nuova legge che cancella l'immunità per gli interventi ambientali, a rischio il futuro dell'acciaio, Di Maio non accetto ricatti, la legge è uguale per tutti. E poi ancora il braccio di ferro a Lampedusa, la Sea-Watch forza il blocco, i Salvini non scenderanno. E poi ancora sotto la testata, Napoli in ospedale, la sede di Gomorra, maxi blitz, 126 arrestati, il San Giovanni Bosco, base logistica dei clan. Andiamo ora sulla prima
Pagina di Libero che apre così: il governo è morto, nessuno lo seppellisce. E poi ancora chi tiene il voto, chi teme, pardon, il voto anticipato. I grillini sono terrorizzati dal confronto con gli elettori. Forza Italia ha paura di dimezzare i seggi. Zingaretti non sa come riordinare il PD. La Lega aspetta, prima mira a conquistare anche l'Emilia. Andiamo avanti, siamo sulla prima del manifesto che apre così. Sì, capitana, mia capitana, Carola Racchette, ragazza tedesca di 31 anni, ieri ha forzato il blocco. Entrando con la Sea-Watch e il suo carico umano allo stremo nelle acque di Lampedusa, Salvini chiama i gendarmi, Meloni urla affondate la nave. E poi ancora in taglio medio vediamo la foto che accusa Trump in Messico, padre e figlia migranti affogati nel fiume al confine con il Texas. Il Sole 24 Ore ancora con la vicenda Ilva, Arcelor pronti a chiudere Taranto. Il futuro appunto dell'ex Ilva, parla l'amministratore delegato di ArcelorMittal, stop il 6 settembre senza una protezione legale per i danni causati da altri. Di Maio, non accetto ricatti, il 4 luglio vedrà l'azienda al via la cassa integrazione per 1.395 addetti. E poi in taglio medio Conti, autonomia, TAV, concessioni, scontro totale tra Lega e Movimento 5 Stelle, rinviato il CDM sul bilancio. Al G20 la mediazione di Conte Tria con l'Unione Europea, le imprese in pressing sull'alta velocità, braccio di ferro su autostrade. E poi la foto notizia, Libra ha scelto Ginevra, ma la sede è una scatola vuota, la moneta virtuale di Facebook. Andiamo avanti, siamo sulla prima della Stampa, il capitano Carola sfida Salvini, l'olandese Sea-Watch rompe il blocco del Viminale, il leghista, li arrestiamo e cancelliamo Dublino, l'isola con la tedesca, una eroina, il governo contro i Paesi Bassi, il vice premier, un muro al confine sloveno. E poi la fotonotizia, Germania shock, politico ucciso perché a favore dei migranti. E proseguiamo e siamo sulla prima pagina del Tempo, controordine, la scala è ancora rotta, beffa nella metro, hanno riaperto la stazione Repubblica ma senza aggiustare l'impianto, l'escalatore guasto ad ottobre è ancora fermo e transennato e i passeggeri si arrangiano. E poi nel Tempo di Osho, la ONG forza il blocco e sfida Salvini. Di spalla la Corte dei Conti contro la flat tax, giudici impiccioni, ora vogliono pure fare la manovra. Andiamo sulla prima pagina della Verità e vediamo l'apertura. La nave della ONG tedesca punta su Lampedusa, la Sea-Watch infrange la legge ma il PD si schiera con i pirati, ignorato l'alto là delle forze dell'ordine, Salvini difende i confini, non sbarcherà nessuno. La sinistra però continua a non capire nulla, invia una delegazione a dare il benvenuto ai migranti a bordo del taxi del mare. E poi la capitana, figlia di papà, che vive la colpa di essere una bianca. E poi in taglio medio Repubblica ammette di avere pubblicato un virgolettato falso, il quotidiano che avevamo beccato a titolare su un inesistente Siri mi è costato 30.000 euro, ieri ha esibito un brogliaccio che conferma quanto abbiamo scritto. Andiamo avanti e siamo sulla prima del Secolo, assedio all'Italia, Sea-Watch come una nave pirata e la sinistra come al solito tifa per lo straniero contro la nazione. Poi i richiami a piedi pagina, a affondare la Sea-Watch, Meloni, sovranità in ballo, ancora la vicenda Sea-Watch che forza il blocco, Salvini saranno fermati e l'Istat boccia il governo, italiani sono tartassati. Avanti ancora con il Secolo XIX, la Sea-Watch forza il blocco, Salvini non ci sta, arrestiamoli. E andiamo a chiudere con l'Avvenire. Ecco qui l'Avvenire che apre così, blocco disumano, la Sea-Watch entra nelle acque italiane nonostante il divieto ma viene fermata, ancora ostaggio i 42 naufraghi, Salvini infuriato, minaccia ONG, Unione Europea e Olanda, e la capitana Racchette, so a cosa vado incontro, l'ho fatto per responsabilità verso i migranti. E poi ancora la fotonotizia che abbiamo visto su più prime pagine, papà e figlia affogati in un muro di acqua,
al confine tra Messico e Stati Uniti. E poi emergenza, salute a rischio a Roma, nei rifiuti crescono i vermi, allarme della regione, 1.000 tonnellate ogni giorno restano a terra. Possiamo tornare ora sui quotidiani locali, dopo aver sfogliato le prime pagine delle principali testate nazionali. Siamo dunque sul Centro con le parole dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Rivedremo i tagli della Lorenzin. L'assessore regionale promuoverà iniziative per superare il decreto che ha chiuso ospedali e punti e nascite. Poi di spalla il rapporto OASI 2018, la Bocconi mette in guardia pochi nati. Crisi demografica. Poi ancora in basso, guardie mediche, la consulta boccia la legge incostituzionale, la norma regionale approvata nel 2018 che ripristinava le indennità sospese. E ora pagina 3, ricerca e ambiente, combustibile verde dagli scarti agricoli. L'Università dell'Aquila è capofila del progetto Origami per la produzione di biodiesel, servono 4 milioni di fondi. Il programma sperimentale è inserito in un contesto di collaborazione fra Atenei, tra cui Verona, Bologna, la Sapienza di Roma, l'Alum di Milano e alcune aziende. E poi il presidente della regione Marsiglio a Bruxelles per discutere di clima, presente alla plenaria del Comitato Europeo delle Regioni con l'assessore Campitelli. E poi domani all'Aquila Fico presenta il rapporto sulla legislazione, il presidente della Camera e il vice Rosato incontrano i rappresentanti delle assemblee regionali. Andiamo avanti con la pagina Abruzzo, lavori alla diga di Chiauci, Febbo diffida il consorzio nel mirino dell'assessore che scrive la Guardia di Finanza, la penale da 6 milioni, sospendere la procedura perché c'è bisogno di ulteriori approfondimenti. E poi ancora di spalla, congresso PD Abruzzo, una sfida a 3 per conquistare la segreteria, domenica sarà il giorno ultimo per presentare le candidature alle primarie del 21 luglio, presidente del congresso regionale è stato nominato Pietro Di Stefano. In basso, in questa kermesse che si terrà oggi all'Aurum, vini rosati da uve locali in scena all'Aurum, appuntamento stasera con la rosa e la vite per promuovere il rosé in tutte le sue sfaccettature. Ed ora andiamo con le pagine di Pescara, ancora la vicenda giunta comunale, una giunta che, come scrive il Centro, è in alto mare a un mese dal voto. Masci, Lega e muro contro muro, il sindaco avverte, io vado avanti, il carroccio detta numeri e nomi, 3 assessori, una sola donna, altrimenti sarà appoggio esterno, il primo cittadino che replica, la preferenza di genere va distribuita, aspetto un altro giorno, poi decido da solo. Andiamo avanti, siamo alla cronaca, tabaccaia ferita, la famiglia, ora vogliamo giustizia, la negoziante ha naso e clavicola fratturati, la figlia, mamma è provata, sotto shock, è uno strazio vederla così, lo sfogo del marito presente all'assalto mentre chiudevano il negozio, siamo gente per bene perché proprio a noi è il quarto colpo subito. E ora la vicenda Naiadi che va incontro ad una schiarita, le Naiadi ripartono dai ragazzi, domenica il torneo della rinascita, il primo passo dei nuovi gestori per restituire la struttura alla città, fino a mercoledì all'Olimpionica, 32 squadre provenienti da tutta Europa si sfideranno a pallanuoto. Il 15 luglio l'apertura ufficiale, vediamo il servizio realizzato ieri dal TG6. Ok, allora andiamo avanti, poi lo mostreremo tra poco se possibile. Rientro in vista per 5 ex lavoratori, ma il rappresentante sindacale avvisa, vogliamo un piano per individuare tutte le risorse necessarie. Tutto questo sempre legato alla vicenda Lenaiadi. Non so se ora c'è il servizio, vediamo. Tornano a nuova vita le piscine Lenaiadi di Pescara, ci sarà un torneo internazionale di pallanuoto a fine mese, direttore, si guarda avanti, si guarda al futuro con grande ottimismo? Sì, si guarda avanti, la cosa importante che mi preme dire è che questo primo impegno è stato mantenuto grazie alla sinergia della Regione Abruzzo, dei nuovi gestori, cioè noi
e anche dell'ACA, che ha contribuito in maniera particolare a riempire le piscine con grande velocità, si sono messi tutti a disposizione. La parte che mi preme sottolineare è che questa manifestazione era già in programma e atleti che vengono da tutta Italia e in maniera particolare dall'Europa non avrebbero avuto la possibilità di giocare e tutti gli alberghi prenotati di Pescara avevano molte difficoltà. Quindi questo è stato il primo impegno che abbiamo mantenuto con uno sforzo e con una sinergia importante. Infatti colgo l'occasione per ringraziare gli uffici della Regione, sia quelli dell'Aquila, del Patrimonio, con la dottoressa Marcantonio, e sia gli uffici di Pescara, col dottor Iezzi del Turismo, e i due assessori, Febbo e l'Iris, che veramente hanno lavorato in sinergia per oggi darci l'opportunità di fare il torneo. L'altra cosa importante è la cerimonia di inaugurazione che si terrà l'11 di luglio qui alle Naiadi e riapriremo la vasca a 50 metri. È una cosa veramente, io dico anche che commovente, perché come l'avevamo trovata e poi vedrete oggi lo stato meraviglioso di una vasca secondo me unica in Italia. Quindi l'11 luglio alle 19 ci sarà l'inaugurazione e riconsegneremo la vasca dei 50 alla città di Pescara e all'Abruzzo. Il 12, 13 e 14 sarà il torneo, il meeting di regionale assoluti della Federazione Italiana Nuoto, e il 15 luglio riapriremo al pubblico e alle società sportive la vasca di 50 metri. Ancora la cronaca sul centro, siamo sempre a Pescara, si taglia il piede mentre gioca in acqua, ragazzino di 10 anni ricoverato in ospedale, un pezzo di vetro conficcato nel fondale gli ha tranciato il tendine, la rabbia del padre, era già successo a una ragazzina nei giorni scorsi, dopo mio figlio può capitare ancora, serve più vigilanza sulle spiagge, soprattutto nelle ore notturne. Poi ci sono le testimonianze di alcuni balneatori, Trulli di Venere: i problemi arrivano dalle spiagge libere, sono incontrollate. Tiberi del Lido Beach: da mezzanotte alle 6 in spiaggia c'è l'anarchia, succede di tutto. E poi di Davide dell'Adriatica: lo stabilimento è controllato da un guardiano da mezzanotte. E poi Bucciarelli di Saturno: cerchiamo di tenere sempre pulito il cliente dall'allarme. Andiamo avanti, tentato omicidio col Coumadin, al processo sfilano i medici, in aula le testimonianze dei dottori che ebbero in cura Antonio Di Tommaso nel periodo in cui la seconda moglie gli somministrava di nascosto dosi massicce del farmaco anticoagulante di Bartolomeo, all'epoca direttore di ematologia. Era un caso anomalo e se ne discuteva in ospedale, il paziente sanguinava nonostante i trattamenti con la vitamina K. Andiamo avanti, tango sotto le stelle in Piazza Muzi, stasera il primo dei 4 eventi a tema organizzati dagli operatori dei locali e da Confesercenti. Le pagine di Montesilvano: estate senza cicche, divieto di fumo in spiaggia, i balneatori sono pronti, Forconi chiede al sindaco di emanare l'ordinanza per salvaguardare ambiente e salute, tocco contrario, attrezzare gli stabilimenti e sensibilizzare i bagnanti. E poi querel sui fondi regionali di Costanzo a Maragno, la città più di 23 milioni solo per le scuole aperte e inclusive, la giunta d'Alfonso ha stanziato sostanziosi fondi per l'edilizia scolastica e il miglioramento della sicurezza negli istituti. Poi ancora a Città Sant'Angelo, estate all'Outlet Village tra feste, concerti e raduni, presentato il cartellone con eventi dal 13 luglio fino a Ferragosto, Giusy Ferreri, Alvaro Soler, i quattro protagonisti di DJ Time, le attrazioni principali. Qui vediamo quelli che saranno i protagonisti all'Outlet Village nelle varie foto postate appunto su questa pagina del centro. A Francavilla, gestione cimitero verso la risoluzione del contratto, il sindaco ha incaricato gli uffici tecnici di valutare le inadempienze della ditta San Franco, se necessario chiederemo la rescissione in danno. E poi siamo in zona Vestina, in Val Pescara, Penne e Popoli bocciano l'operato del manager ASL, negativi pareri sull'operato svolto dal direttore Mancini per l'assessore comunale di Penne, Gilberto Petrucci: pochi servizi attivati, bisogna invertire la rotta.
lotta. E siamo ora alle pagine di Chieti, ancora la cronaca: si schianta in moto e muore a 37 anni Piccioli, sta mandando a un appuntamento con la fidanzata a San Buceto, venerdì scorso la promessa di matrimonio, fra 3 mesi le nozze, ci sarebbero state le nozze. L'incidente lungo la Tiburtina, l'auto ha svoltato verso il distributore di carburante, l'impatto è stato terribile, a terra nessun segno di frenata. Poi le testimonianze: un ragazzo per bene voleva solo sposarsi, Castiglione a Casauria piange il giovane, Piccioli era un agronomo noto, l'ex sindaco amava la natura. Poi ancora, svolta nell'inchiesta: artista ucciso, arrestato un 18enne 3 mesi dopo l'aggressione a Roma. I carabinieri danno un nome al giovane che avrebbe sferrato il pugno fatale a Ranieri. Vediamo il servizio. Gli aveva semplicemente chiesto di non sporcare quel luogo in cui amava sostare, assorto nei propri pensieri. Ma il giovane, che stava consumando dei semi di girasole assieme ad altri, per tutta risposta gli diede un pugno così forte da farlo cadere rovinosamente a terra, provocandogli il letale trauma cranico. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno fermato un 18enne JMA di origini tunisine con cittadinanza italiana acquisita di recente. È lui il giovane ritenuto responsabile dell'omicidio di Umberto Ranieri di Paglieta, avvenuto a Roma in largo Preneste lo scorso 17 marzo. L'attività investigativa coordinata dalla Procura romana, avviata su pochi elementi indiziari acquisiti dalle testimonianze di alcuni presenti, si è in seguito sviluppata principalmente sull'analisi dei filmati di 30 telecamere di circuiti di videosorveglianza installati attorno al luogo in cui è avvenuto il fatto criminoso e sui mezzi pubblici in transito negli orari compatibili con l'omicidio. Gli inquirenti hanno anche scandagliato le registrazioni dei punti ripetitori installati in diversi punti della capitale. Fondamentale, dicono all'arma, anche la profondità analisi dei social. Il metodo investigativo adottato ha portato infine al gruppo di persone presenti sul posto, l'indagato, la fidanzata di origini kosovare ed una sua amica di origini romene. Il giovane è a disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere romano di Regina Coeli. E ora l'omicidio nella casa di riposo a Vasto, anziana ammazzata con 10 colpi in testa, Marchesani presa a botte nel suo letto con un triangolo di ferro, l'assassino le ha sfondato il cranio, ora è in arresto in ospedale. Pagine di Teramo con la tragedia in mare, Mohamed trovato morto, Teramo gli rende omaggio, il corpo del 14enne avvistato da velisti vicino all'imboccatura del porto di Giulianova, la città si stringe intorno alla madre, cerimonia in piazza con centinaia di persone. E poi ancora l'inchiesta che scatta, segnalazione in ritardo, in arrivo i primi indagati, la procura procede per omicidio colposo, verrà disposta l'autopsia, da chiarire anche perché i Bagnini non abbiano richiamato a riva i due amici sul materassino. Ancora avanti e siamo a Silvi, il piano di rientro approvato dal Consiglio per colmare il buco di 2 milioni sono previsti tagli alle spese per 3 anni. I revisori danno l'ok ma avvertono si potrebbe formare ulteriore disavanzo. E ora le pagine dell'Aquila, siamo alla politica, alle opposizioni, giunta Biondi bocciata, critiche al centrodestra, Palumbo e Albano del PD, questa amministrazione è fatta soltanto di spot e piano regolatore fantasma. Poi ancora caso di Gregorio, l'ira del sindaco, le RSU del comune solidarizzano con il funzionario, se è vero richiamo. E poi ancora in taglio medio, cantieri dell'immaginario, ecco i soldi, la giunta aquilana ha stabilito la somma di 240.000 euro attingendo ai fondi Restart, il TSA capofila. E poi ancora 100 bolidi d'epoca si fanno ammirare sulle vie della Marsica, sabato circuito di Avezzano e suggestivo trofeo sul Salviano, domani prologo a Celano e un omaggio nella città di Silone. E chiudiamo con Sulmona, ecco qui oggi secondo dibattito centrale SNAM, si va al Consiglio di Stato, l'avvocato incaricato dai comuni, la sentenza del TAR è carente, la consigliera scoccia dà la sveglia alla regione. Noi chiudiamo qui la prima parte di Mattino 6, ci fermiamo, diamo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi rientriamo con le pagine del Messaggero, della città e vedremo altri servizi.
Di nuovo buongiorno, ecco la seconda parte di Mattino 6 che apriamo con il Messaggero Abruzzo, la svolta, la Sevel dal cuore verde, il nuovo Ducato è green, parte la produzione del Mai 2020, una versione sarà tutta elettrica, il modello in vendita tra un anno, i numeri legati alle prenotazioni, la presentazione ieri a Torino nel Motor Village di Mirafiori, grandi aspettative dal gruppo F. E poi andiamo in alto con la vicenda della fusione delle Camere di Commercio di Teramo e L'Aquila. Pepe si rivolge al governatore, l'ex assessore regionale Dino Pepe. La fusione va bloccata. In basso le parole di un altro ex assessore regionale, Silvio Paolucci, che dice: la Giunta Marsilio è ferma, mancano scelte sulle infrastrutture. Attività frenata dagli interessi delle lobby che si muovono attorno ai settori più delicati. E ora le pagine di Pescara, subito alla politica, giunta ultimatum della Lega a Masci, con le parole del coordinatore provinciale De Renzis: vogliamo due uomini e una donna nell'esecutivo più la presidenza del Consiglio, o daremo un appoggio esterno. In bilico Seccia e Pignoli, il secondo ha fiutato l'aria tesa: se alla fine salto io, l'UDC andrà comunque all'opposizione. Il sindaco insiste: con le mie scelte garantisco una equilibrata rappresentanza a tutti i vincitori. E poi ancora sul pizio Santilli e Martelli, i nomi dei leghisti indicati per l'esecutivo, con Antonelli a capo dell'Assise. Cremonese firma l'adesione, ma la situazione resta in alto mare. Pagano parla con Bellachioma. E allora andiamo a vedere il servizio del TG6. La Lega non ci sta e lancia un'ultima offerta al sindaco di Pescara Carlo Masci per la formazione della nuova giunta. Il coordinatore provinciale Luca De Renzis non vuole neanche prendere in considerazione l'ipotesi dell'appoggio esterno, ma ribadisce che bisogna rispettare il risultato elettorale ottenuto alle ultime amministrative. De Renzis ha anche aggiunto che non esiste nessuna pregiudiziale della Lega sul consigliere UDC Massimiliano Pignoli. Ma io non parlo di rottura, noi qui stiamo cercando di costruire, abbiamo preso questa iniziativa per dare una svolta a una trattativa che è una fase di stallo. È passato troppo tempo dall'elezione del sindaco, credo che sia arrivato il momento di fare una giunta. Abbiamo presentato le nostre scelte, le nostre proposte di primissimo livello per governare e amministrare questa città. Il sindaco, se vuole, in un minuto può fare la giunta quando deciderà di farla. Noi appoggeremo questo sindaco per 5 anni in maniera leale e fedele. Qualcuno nella Lega dice che c'è uno squilibrio in questo momento nei confronti di Forza Italia, che ha il sindaco e già 3 assessori. Questa è una valutazione oggettiva, però io evito di entrare nella sfera degli altri partiti. Il tavolo di coalizione è stato molto disponibile nei confronti della Lega, noi lo siamo stati nei confronti degli altri partiti. Ogni partito deve trovare la quadra al proprio interno, poi il sindaco giustamente deve fare la sintesi. Questa sintesi, però, ci tengo a ribadirla, non può essere fatta a scapito del partito maggiore, del partito principale, del partito di Matteo Salvini, che oggi rappresenta di fatto il centrodestra in Italia. C'è un problema di quote rosa però in questa giunta? Beh sì, è una legge che va rispettata, il problema di quote rosa, le quote rosa se ne devono far carico tutti i partiti, non se ne può far carico solo la Lega. Noi già a Montesilvano abbiamo dato un grande contributo sulle quote rosa prendendone 2 su 3, non è che possiamo prenderle tutte noi, anche perché bisogna dare riconoscimento a chi è stato votato. Abbiamo consiglieri che hanno preso quasi 1000 voti e meritano giustamente di andare in giunta. Esiste anche una pregiudiziale da parte della Lega nei confronti del consigliere Pignoli, da parte soprattutto di Marcello Antonelli? Nessuna pregiudiziale verso alcuni, tra l'altro Massimiliano Pignoli è anche un mio amico, lo stimo e vi assicuro che non c'è mai stata alcuna pregiudiziale. Sempre le pagine di Pescara sul Messaggero, anche le amiche geniali tra le stelle del Flaiano, attesa per la sera dei Pegaso, Micaela Ramazzotti, Piera degli Esposti e Rocco Papaleo tra i nomi attesi in Piazza Salotto per l'edizione 2019. Ecco qui la cerimonia si svolgerà domenica 7 luglio dalle 20:30 appunto in Piazza Salotto. Andiamo avanti, siamo alla cronaca, sì, volevano ucciderlo
con il Coumadin, dall'ematologo Paolo Di Bartolomeo, accuse a madre e figlio, sotto accusa. Le testimonianze dei medici in aula confermano la tesi del piano per uccidere Antonio Di Tommaso. E poi ancora effetto Bronx, anche una clavicola rotta per la tabaccaia rapinata, pesanti conseguenze per l'assalto di martedì sera in via San Marco. La mobile esamina le telecamere. Avanti ancora, sempre la cronaca in provincia, in questo caso tragico scontro, muore motociclista, la vittima Giacomo Piccioli, 37 anni, di Castiglione a Casauria, era alla vigilia delle nozze. L'incidente ieri a Brecciarola, fatale impatto con un'auto che stava svoltando verso un distributore. E poi ancora, quell'uomo è ingestibile, assolto il fratello nominato amministratore, era accusato di sottrazione di somme e raggiri. Decisiva per i giudici una relazione dei servizi sociali. Andiamo ora sulle pagine dell'Aquila, del Messaggero. Parcheggi, esplode il caso, ultimatum di Forza Italia. De Matteis punta la Mannetti, risposta in 30 giorni. L'assessore replica, saremo in grado di darle in 10. E poi Albano del PD si è associato alla richiesta azzurra, nostro l'ordine del giorno approvato in consiglio. L'amministrazione alle prese con le spine della mobilità dalle aree di sosta al terminal. E poi ieri c'è stata una conferenza delle opposizioni all'Aquila e l'opposizione appunto dice 2 anni di nulla, ora tocca a noi. La minoranza, altro che governo del cambiamento, il sindaco Biondi vuole un seggio per le politiche. Allora vediamo il servizio. 2 anni di nulla, così l'opposizione in consiglio comunale con i consiglieri Masciocco, Vicini, Albano, Palumbo, De Santis e Mancini bolla i primi 2 anni di amministrazione targata Pierluigi Biondi. Non è stato un governo del cambiamento, hanno detto, anzi noi rileviamo peggioramenti in tutti i settori. Finora abbiamo assistito, dicono, a una partita di risico per assicurarsi scranni più alti in Parlamento e Regione, e anche il sindaco Biondi, per noi, sostengono, se il governo nazionale cadrà, ha aspirazioni per un posto a Roma in un seggio blindato di Fratelli d'Italia. In sostanza questa amministrazione per l'opposizione non concluderà il suo mandato. Fallimento su tutti i fronti per loro, dalla mancata ricostruzione delle scuole al PRG che ancora non c'è, passando per i debiti ingenti del progetto case e per la situazione delle municipalizzate, con nomine dei presidenti, secondo i consiglieri, fatte male. Per le tasse poi un discorso a parte, i cittadini pagano le tasse più alte d'Italia, nonostante il valore degli edifici sia dimezzato, non si favoriscono cittadini e commercianti del centro locali, ma piuttosto le imprese denunciano. E comunque l'opposizione da oggi si propone come alternativa. Non vogliamo solo criticare, ma fare proposte concrete e dare risposte, visto che in sostanza, sostengono, non lo fa l'amministrazione comunale. C'è sempre più uno scollamento poi tra il Consiglio e la Giunta. Ma noi in realtà come opposizione siamo sempre stati critici sin dall'inizio sull'amministrazione Biondi. Inizialmente ci veniva risposto che era presto, la solita frase, facciamoli lavorare. Dopo 2 anni penso che 2 anni siano un tempo abbastanza congruo per fare un giudizio, un resoconto dell'amministrazione. Bene, i primi 2 anni sono stati buttati, persi, perché non si è voluto e pensato di amministrare, ma sono stati utilizzati per una partita a risico giocata tra le varie forze politiche di maggioranza per conquistare scranni più importanti, fortunatamente per loro ottenuti. La cosa che preoccupa è che i prossimi 3 che sarebbero a disposizione finalmente per amministrare la città seguiranno la stessa sorte. Sempre le pagine dell'Aquila sul Messaggero. Mattarella, nella città senza scuole. Il Comitato per la sicurezza degli edifici commenta l'annunciata visita del Presidente per l'avvio delle lezioni. Prosperocco, è un paradosso, istituti ancora nei MUSP, totale stallo sull'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità. Andiamo avanti, siamo ad Avezzano. Proloco riapre la sede in centro, la struttura, un tempo punto di riferimento della cultura, rinasce per iniziativa di un gruppo di cittadini e del presidente Tudico. La battaglia per i lavori di condominio, le fogne e il bagno, poi il taglio del nastro, ma la città ha una sua vocazione turistica.
Proseguiamo e siamo sulle pagine di Chieti, ancora la cronaca, stupro in spiaggia, somalo condannato, 4 anni di reclusione con il rito abbreviato al ventenne Shaeb Nur Saleban sotto protezione sussidiaria in una comunità. A novembre scorso su una spiaggia di Ortona l'aggressione a una signora di 68 anni, sorpresa mentre stava prendendo il sole davanti al giudice Isabella Maria Aglieri. La difesa ha sostenuto il vizio di mente indotto dallo stato di etilismo cronico. La vittima presente in aula: non chiedo i danni, ma bisogna avere sempre il coraggio di denunciare. E poi ancora il comune di Chieti in crisi, teate servizi e bilancio, le richieste dei ribelli verso una schiarita che potrebbe portare di primi al ritiro delle dimissioni, le condizioni di Forza Italia e Chieti da capo. Ancora avanti e siamo in provincia di Chieti, a Paglieta, o meglio con l'omicidio dell'artista originario di Paglieta. Preso l'assassino di Umberto Ranieri, l'artista di Paglieta ucciso con un pugno a Roma, un 18enne tunisino cittadino italiano inchiodato dalla fidanzata kosovara. Indagini di procura e carabinieri della compagnia Casilina a Roma, decisive per l'arresto le immagini della videosorveglianza. Ora le pagine di Teramo: fondi per il verde e asfalti, la giunta ora è in difficoltà, manutenzioni, stanziati 120.000 euro, non basteranno per tutti i parchi pubblici, in ritardo invece l'avvio dei lavori per i rifacimenti dei manti stradali, disattese in parte le aspettative dei teramani su due problemi particolarmente a cuore alla città. E poi ancora con la vicenda del piccolo Mohamed, il 14enne è annegato. Addio Momo. Teramo e Giulianova in lutto per la scomparsa di Mohamed. Ieri il corpo avvistato in mare da un velista che ha dato l'allarme. Il vescovo: più impegno per non far sentire soli i ragazzi. L'Arci: eri vitale. Gara di solidarietà per aiutare la famiglia. Il sindaco D'Alberto: ti giunga in cielo il nostro abbraccio, l'amico sopravvissuto dal palco, ti ricorderò sempre. E poi l'estate giugliese ricorda il ragazzo morto, i motopescherecci in porto con le sirene, sabato e domenica primo weekend del calendario di manifestazioni, tanti eventi e vongolata finale. Lasciamo il Messaggero, ci torneremo per lo sport, andiamo sulla città e riprendiamo con la medesima vicenda su pagina 4, la morte di Momo unisce nel dolore Piazza Martiri, di persone alla commemorazione del ragazzino annegato a Giulianova, il corpo trovato all'altezza del Molo Sud. Qui vediamo diverse foto, sia momenti del ritrovamento in alto e poi in basso degli scatti a Piazza Martiri, proprio per la commemorazione del piccolo Mohamed. E poi ancora la Chiesa e la Caritas vicine alla famiglia di Mohamed: nonostante il ragazzo fosse musulmano, la diocesi sarà presente alla funzione religiosa. Vediamo il servizio del TG6. Lo hanno trovato sotto gli scogli del Molo Nord di Giulianova, nei pressi del Fanale Rosso. Dopo 2 giorni di ricerche si chiude così la vicenda di Mohamed, il 14enne marocchino inghiottito dalle onde lunedì mattina mentre assieme all'amico Said, coetaneo anch'egli d'origine nordafricane, stava facendo il bagno con un materassino spinto dalla forte corrente troppo lontano dalla riva e poi ribaltatosi. Il punto dove è stato trovato il corpo era stato già battuto dalle ricerche, ma le condizioni del mare molto agitate nelle ore passate aveva impedito la visione della salma che riemerse in mattinata trascinata dalle correnti. Nelle ricerche compiute anche di notte sono state impiegate motovedette della Capitaneria di Porto assieme a guardie di finanza, sommozzatori e un elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre al personale dei soccorsi speciali SMTPS OMSA della Croce Rossa con moto d'acqua e gommoni. Era stato Said lunedì attorno alle 12.30 a lanciare l'allarme dopo essere riuscito a raggiungere a nuoto alla riva avvisando il bagnino. I soccorsi però sarebbero stati attivati soltanto 2 ore dopo e anche su questo sta indagando la procura di Teramo. Mohamed, studente di scuola media, viveva da qualche anno con la madre a Teramo. Assieme all'amico aveva raggiunto Giulianova lunedì per trascorrere l'ultima giornata al mare prima della partenza per il Marocco.
Proseguiamo sulle pagine della città. Avviato l'esproprio dei palazzi, un altro passo avanti nell'iter per il recupero funzionale del Teatro Romano. Trovato l'accordo con uno dei proprietari dei due immobili che avranno 45 giorni per le osservazioni. Pagina 7, mozione per sospendere la fusione delle Camere di Commercio. Il consigliere regionale Dino Pepe chiede al presidente Marsiglio di bloccare il matrimonio tra Teramo e L'Aquila. Auspico la convergenza di tutti i consiglieri teramani su questa risoluzione, il loro fattivo supporto e l'appello del consigliere regionale Dino Pepe. Andiamo ora su pagina 8 con il 245esimo anniversario. La finanza festeggia con un bilancio da ricordare. Nell'ultimo anno e mezzo attività record per le Fiamme Gialle teramane sotto la guida del colonnello Balzano. Ispezioni, lotta all'evasione, controllo della pubblica amministrazione, criminalità organizzata e contrasto agli stupefacenti. La finanza traccia il bilancio delle attività tra gennaio 2018 e maggio 2019. Andiamo ora su pagina 9, Corona incalza sugli sfalci stradali, il consigliere di Oltre richiama la gara biennale e contesta gli affidamenti diretti. E poi ancora andiamo alle notizie dalla provincia con il ponte sul Vomano. Castellalto e Cellino cercano di salvare l'opera. Di Marco e del Papa chiedono un incontro urgente al presidente Marsiglio per non perdere i finanziamenti. Ci sono tutte le condizioni per salvare l'opera, basta volerlo fare. Adesso bisogna capire chi vuole bene al nostro territorio e chi sta cercando di fare altro. Andiamo ora su pagina 14, siamo in Val Vibrata, Tortoreto, è riaperta la panoramica per Tortoreto Paese, torna percorribile con alcune limitazioni la strada alternativa per il borgo. A fine settembre la strada sarà di nuovo chiusa per permettere di completare i lavori. E poi ancora a Giulianova, in aumento le infezioni ospedaliere. Oggi a Mociano il convegno organizzato per contrastare il fenomeno. Il problema diventa più grave soprattutto a causa dei batteri resistenti agli antibiotici, aggiunge Maria Mattucci, responsabile scientifico dell'evento e direttore sanitario aziendale. Andiamo avanti, siamo a Roseto, avviata la rimozione dei pali cadenti. Petrini annuncia anche l'intervento per il canale di Santa Petronilla, sono 44 i pali pericolanti che saranno rimossi e successivamente sostituiti da nuovi. Avanti ancora con la vicenda del commissariato conteso. Bella Chioma riaccende le speranze di Roseto. L'onorevole non conferma e non smentisce l'esistenza della lettera. D'Alfonso ha lavorato per la città ducale. Il ruolo del senatore appunto D'Alfonso. Paolo Basilico fa sapere che D'Alfonso ha accompagnato il sindaco Ferretti da diverse istituzioni. Andiamo avanti e apriamo la parentesi dello sport. Sempre sulla città e si parla chiaramente di Teramo. Nostalgia Teramo, Tedino chiama Carraro. Ilari ad un passo, il mediano contattato dal tecnico per un clamoroso ritorno in biancorosso. Federico Carraro, alternativo a Vacca, viste le difficoltà di arrivare al centrocampista del Parma, si valutano alternative dopo la brutta stagione a Teramo con l'Imolese. Il padovano pare essere tornato su livelli molto importanti. E poi in basso per la Serie D leggiamo rivoluzione a Notaresco, sondato Emilio Capaldi, via De Angeli, Scudini e molti interpreti di una stagione importante. Destinazione unica, Campobasso. Lasciamo la città, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, poi vedremo le pagine di sport di Messaggero e Centro. Questa è la prima della Gazzetta dello Sport, che apre così: i botti di Conte, bloccato Lazaro, in arrivo Sensi, continua l'attacco a Lukaku e Dzeko. E poi di spalla leggiamo anche da Gigi a Gigio, PSG assalto a Donnarumma, Areola Milan. E poi De Ligt vicino, Rabiot anche, missione Juve per la Champions. Andiamo avanti e siamo sulla prima del Corriere
Corriere dello Sport, sempre calciomercato in evidenza. Scordatevi Chiesa, commisso, blinda il gioiello viola. Sono convinto che resti alla Fiorentina, vorrei farlo diventare una bandiera e costruirgli attorno una squadra che fra qualche anno lottasse per lo scudetto. Queste le parole del neoproprietario della Fiorentina, ma la Juve vuole Federico a tutti i costi e lui è tentato, si profila un braccio di ferro e un'impennata del prezzo. E poi alcuni richiami, Lazaro è dell'Inter, Manolas di Avara sì, nello scambio che si va profilando, scambio con conguaglio tra Roma e Napoli. E poi la Roma non parte, che caos, la rabbia dei giocatori, la Roma ha fatto slittare il suo raduno. E poi Palermo, incubo Serie D. Tutto Sport che apre così un muro per Sarri, Buffon torna, Barzagli nello staff, riecco la BBBC. E poi altri richiami, Toro, l'Europa può arrivare il 5 luglio, il giorno della svolta UEFA. E poi ragazze, ci avete fatto innamorare, riferimento al mondiale femminile di calcio con le azzurre prossime a giocare il quarto di finale con l'Olanda. Inter che colpi, con Dzeko c'è Lazaro e poi Gigio ai saluti, Reina sarà titolare, tutto questo nel Milan. Andiamo ora sulle pagine del Centro. Vediamo lo Sport, sempre calcio mercato, Pescara su Iemmello, ma irrompe il Perugia, gli Umbri sul bomber del Benevento, il Delfino non molla, i Sanniti continuano a trattare Brugman, Del Grosso verso Monza, difficile l'arrivo di Costa, dichiara in salita, sondaggio per Brunori di proprietà del Parma che ha giocato nell'Arezzo. Poi in basso leggiamo Festival Rocky Marciano, lunedì si alza il sipario, arriva Tatina, 15ª edizione della manifestazione, premi ad Aversa, Amatori Pescara e Cavallucci. E poi ancora per la Serie C, il Teramo sogna Misuraca e Burrai, ipotesi Cenciarelli, il diavolo sulle tracce dei due centrocampisti del Pordenone, Ilari è a un passo, difficile l'arrivo di Vacca dal Parma. E poi ancora Serie D, Chieti, Trevisan molla, per me discorso chiuso, l'ex patron rinuncia alla società dopo lo strappo con Di Giovanni, si rifà sotto Di Stefano. E poi momento a Marco del Centro, che rievoca il successo del Roseto nella stagione 97-98, Roseto in A2, una squadra da urlo, ripescato in B1, l'arrivo di Martinelli in società e la panchina a trullo, le mosse vincenti, Bonaccorsi, Busca, Rizzo, Acunzo e Gaeta, i pezzi pregiati presi dal mercato e che fecero la differenza, avvio difficile con 4 KO di fila e contestazioni ai giocatori, contro Torino partì la riscossa fino all'apoteosi nei playoff contro Biella, quell'anno il Roseto vinse anche la Coppa Italia, qui c'è una foto sulle due pagine con tutti i grandi protagonisti di quella squadra e ci sono anche le parole del leader emotivo e tecnico di quel Roseto, Claudio Bomba, Bonaccorsi, controllo poco feeling ma alla fine gli ho fatto vincere tutto. E poi l'ex patron Martinelli, ad agosto eravamo in B2, 10 mesi dopo avevamo vinto il torneo. Andiamo a chiudere con le due pagine dello Sport, del Messaggero Abruzzo, al Pescara piace il bomber Iemmello, trattativa complicata con il Benevento, vorrebbe acquistare il regista Brugman, Parma sta cedendo il centrocampista Stulaz e potrebbe tornare l'interesse per il capitano. E poi le parole del dirigente sportivo Tambone, i biancazzurri sono un modello gestionale. In basso per la Serie D, Chieti e Botta risposta al veleno, Di Giovanni replica Trevisan interessato all'acquisto della squadra. E poi nel futuro del Francavilla c'è Basile, il presidente Candelora ha incontrato ieri mattina l'imprenditore che opera nella fisioterapia e che è stato peraltro fino a poco tempo fa vicepresidente del Chieti, Jonathan Basile. E andiamo a chiudere con l'ultima pagina, Serie C, e Carraro la speranza del Teramo, restano il capitano e il portiere Gomis, se non arriva Vacca in pol c'è l'ex regista, gli attaccanti Infantino, Barbuti e Sparacello saranno valutati. E poi per il basket, Memorial Fossataro, Brunamonti Show, il team manager della nazionale, grandi qualità per fare 51 anni, il dirigente sportivo. Siamo giunti alla fine di questa edizione di Mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione, le tre edizioni principali del TG6, quelle delle ore 14, delle ore 19 e delle ore
23 e poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velò, la trasmissione in diretta dai nostri studi dedicata al mondo del ciclismo con la conduzione di Jacopo Forcella e la presenza del patron e ideatore della trasmissione Luciano Rabottini. Io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata.